Mi chiamo Marzia e sono romana e sono diventata poliziotta per proteggere mia madre. E questa è la mia storia, accominciamo. La mia storia non è molto lunga, anzi, nasce tutto da mia mamma e mio padre. Mia madre è una donna debole, fragile, mentre mio padre è un uomo violento, un uomo che non ha avuto pietà di niente e di nessuno. Ma io sono stata sempre una bambina molto attenta, una bambina sempre protettiva nei confronti di mia madre. E anche quando avevo 4, 5, 10, 12 anni, mi mettevo in mezzo per difendere mia madre. E qualche volta per questo motivo l'ho presa anche io. Ho giurato a me stessa che un giorno sarei diventata poliziotta per difendere lei e tutte quelle donne che subiscono. E alla fine sapete com'è andata a finire? Che sono diventata poliziotta. La prima cosa che ho fatto è protetto mia madre e ho denunciato mio padre. Potrei dirvi che sono soddisfatta, felice, e invece no. Subito dopo ho avuto un crollo, perché forse per tanti anni avevo represso, avevo cercato di nascondere il mio disagio, la mia paura, il mio vivere quelle sensazioni che mi hanno portato però a essere poi una donna piena di rabbia. Una donna piena di sofferenza. Fortunatamente ho un marito che mi aiuta, mi sostiene e grazie a degli specialisti sono riuscita quasi a uscirne fuori. Perché vedete, non è tanto quello che si vede che fa male, ma è quello che si porta dentro, è quello che ti rimane dentro, quelle scene, quelle voci, quelle sensazioni. Quelle paure, quel senso di sottile equilibrio tra il bene e il male, tra il volere una vita tranquilla e non averla. La mia è una storia come tante, di bambine che purtroppo soffrono perché hanno in casa loro tanta cattiveria, tanta violenza. E che assorbiamo come spugne, portandocelo dietro per troppo tempo. Ma tutta questa violenza non la puoi trattenere, tutto questo dolore non lo puoi nascondere, perché all'improvviso esce fuori e ti crea problemi con la depressione, con la rabbia, con l'insicurezza, con il senso di abbandono. Volevo cogliere l'opportunità di dire una cosa. Io mia madre l'adoro e l'ho sempre adorata. Ma avrei tanto sognato che lei fosse una donna più forte e che l'avesse lasciato e non gli avesse permesso di farci tutto questo. Se subite dai vostri uomini e non avete la forza, lo capisco, ma ci sta una forza che le mamme trovano sempre. Ed è quella dei propri figli. Fatelo per i vostri figli, perché sapete, è l'esempio, non le parole che i bambini apprendono. Facendogli vivere certe cose, gli fate comprendere che quella è la realtà e che è giusto che da grandi vivano le medesime cose, perché sono abituati. Non lo fate. Fatelo per loro. Trovate la forza in voi stesse per loro. Denunciate per loro, scappate per loro, chiamate le associazioni antiviolenza per le donne, funzionano, vi aiutano. Per chi non lo sapesse, il numero è 1522. Fatelo, perché tutti hanno diritto a un futuro sereno, voi donne e i vostri figli. Tutti si meritano di essere felici. E vivere in una casa piena d'amore. Questo è il mio format e questa storia è tratta dal Eroine Invisibili. Buona vita.